Adesso vediamo come si installa l'hard disk in maniera molto semplice nel Midway 4GIC. Basta aprire il coperchio, tirare fuori i due cavi di alimentazione e della connessione dati SATA, sia 1, 2 che 3, i corrispondenti punti sul disco, e in maniera molto semplice si inserisce nella slitta. Lo può fare veramente chiunque perché non ha altre possibilità di sbaglio, perché i cavi hanno la propria forma e quindi non si possono invertire neanche volendo. Si collegano i due cavi, si chiude il supportino e praticamente il nostro Medley 4GIC è pronto all'uso. Appena collegato il Midway 4GIC vi chiederà di selezionare la vostra lingua preferita, nel mio caso l'italiano, e successivamente vi chiederà di impostare data e ora odierne. La data e l'ora serviranno per la registrazione dei vostri programmi preferiti, semplicemente impostando nel Midway 4GIC la data e l'ora appunto del programma che volete registrare. Il Midway 4GIC vi ricordo che è fornito con una dotazione di accessori e cavi unica. Nessun altro prodotto sul mercato vi fornisce così tanti accessori e cavi, se non che il Midway 4GIC. Vi faccio un esempio: a livello cablaggi troviamo presenti nella confezione un cavo USB, il cavo RCA audio e video, due cavi SCART, il cavo FireWire, il cavo HDMI, il cavo Ethernet, una prolunga USB maschio femmina. Veramente tanti e tanti accessori e molto altro ancora. Solo nel Midway 4GIC troverete così tanti ingressi ed uscite. Ve le vado ad elencare in maniera molto veloce. Troviamo un RCA video in, RCA video out, una component out, l'audio coassiale out, l'audio ottico out, un RCA stereo out, un altro RCA stereo in, un HDMI out, una SCART in, una SCART out, 3 USB 2 host, un USB 2 PC, una LAN Ethernet, una FireWire per poter collegare in maniera molto semplice la vostra videocamera digitale e quindi registrare il contenuto della videocamera direttamente nel vostro Midway 4GIC. In ultimo è presente anche una porta estensione IR raggi infrarossi. Ora diamo un'occhiata al menu e nel menu copia abbiamo la possibilità di appunto copiare un file dalla sorgente alla destinazione. La maniera è molto semplice: selezioniamo la sorgente, ad esempio USB, e la destinazione su hard disk. Nel menu Rack List troveremo tutte le registrazioni effettuate e memorizzate in automatico dal nostro Midway 4GIC all'interno dell'hard disk. Nel menu browser, come possiamo vedere in alto, si divide in film, musica e foto, mentre sulla sinistra abbiamo USB, hard disk e NET. NET è network, la rete. Scegliamo semplicemente la nostra sorgente, USB ad esempio nel mio caso perché ho collegato una chiavetta USB sul davanti in maniera molto semplice, e andiamo a scegliere la tipologia di musica, foto, film che vogliamo appunto visualizzare. Adesso proviamo con la musica, andiamo nella cartella principale. Tutte queste operazioni si fanno in maniera molto semplice e diretta con un telecomando uguale, praticamente identico a quelli dei normalissimi videoregistratori o stereo hi-fi. In basso, per quanto riguarda la musica, ci mette i titoli delle varie canzoni. Ovviamente se avevamo diviso in più cartelle potevamo selezionarle. Sulla schermata a destra ci riporta le informazioni della musica se presenti. Vedete che in questo caso ci sono delle informazioni, mentre se seleziono un'altra canzone non ha informazioni. L'esecuzione dopodiché è diretta, basta premere play e parte. Passando alle foto, il funzionamento è identico, basta selezionare sempre la chiavetta, nel mio caso, e far partire le foto. Per far partire le foto basta premere il tasto play, il famoso triangolino. Le foto vanno in sequenza, possiamo riprodurre contemporaneamente anche della musica. Idem per i film. I film, selezioniamo appunto la parte film, scegliamo il DVX che vogliamo vedere ed ecco qui.
l'arma da fuoco. A tutte le unità, agenti chiede rinforzi. Poi Nord e Kittridge, alla valle Crossbane, sempre negli spari. 15 e 10, abbiamo bisogno di un veicolo pesante per intervenire. Siamo immobilizzati da rapide di armi automatiche. 15 e 10, gli ho informati che vi serve qualche macchinario per far avvicinare il collega. Dovete fare in fretta, siamo inquadrati tutti qui senza poter fare niente. Un'altra funzione di Middle Forgic è l'audio-video ingresso. Lo selezioniamo, possiamo scegliere il tipo di ingresso, in questo caso ho scelto TV, si poteva scegliere anche SCART o Video 1. Ritorniamo su TV, stiamo vedendo un programma attualmente in diretta su un canale televisivo. Faccio partire la registrazione semplicemente premendo il tasto REC dal telecomando. E la registrazione è effettuata. Quando voglio terminare premo il tasto stop e questa registrazione nel mio caso la trovo nel browser perché ho registrato sulla chiavetta USB, la trovo quindi sulla chiavetta USB nella cartella REC. La cartella REC viene automaticamente creata da Middle Forgic. Dentro questa cartella va a salvare tutte le nostre registrazioni. Tranne per quelle che registriamo direttamente nella memoria interna al nostro Middle Forgic, nell'hard disk che abbiamo montato a inizio presentazione. Quelle registrazioni le troviamo nel menu REC Lista. Un'altra funzione di Middle Forgic è la possibilità di mettere in pausa un programma che stiamo vedendo in diretta sulla televisione. In questo caso io premo semplicemente il tasto Time Shift dal telecomando e Middle Forgic si predispone in automatico a registrare la trasmissione in diretta e ci dà la possibilità quindi di metterla in pausa e successivamente premendo il tasto play di riprendere dal punto dove l'avevamo interrotta e in questa maniera ci permette anche di avanzare o tornare indietro per tutto il tempo necessario. Ecco qui, questo è il prodotto, stupendo. Vi ricordo che soltanto con Middle Forgic potete avere tutte queste connessioni e tutti questi codec, tutte queste funzionalità le troverete soltanto in questo prodotto. Per avere le stesse funzionalità in altri prodotti dovreste prendere almeno 4 o 5 di marche diverse. Middle Forgic è uno solo e fa tutto quello che potete desiderare. Connessioni sul davanti. Questo è il prodotto che fa per voi.